Mister, da che vogliamo partire? Dal primo tempo chiuso avanti 1-0 con vantaggio meritato per via le occasioni create e non sfruttate, oppure dall'episodio del secondo tempo che poi ha cambiato il corso del match? Ma oggi è successo tutto e di più. Siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto diverse occasioni da gol. Parlo in tutto l'arco della partita, quando arrivi quattro volte davanti al portiere, poi sbagli e purtroppo ti cade addosso. E poi c'è stato di nuovo un ennesimo episodio arbitrale che lascia l'amaro in bocca perché il calcio di rigore era nettamente fuori area. Ma non mi soffermerei solo su quello, ma sul fallo laterale che c'è stato il calcio di rigore, la palla era fuori nettamente di mezzo metro, non di 20 centimetri, di mezzo metro. Mi dispiace perché dobbiamo ogni domenica commentare un episodio arbitrale e questo ci dispiace perché poi la partita si era incanalata come volevamo noi, sapevamo che loro stanno facendo bene, sapevamo che venivano qua a sporcare la partita e questa è la cosa che ci dispiace di più, va in vantaggio, dopo pochissimo che riprendi nel secondo tempo ti danno un rigore del genere. Ti dispiace, però nonostante tutto poi abbiamo avuto altre occasioni clamorose, però se non fai gol purtroppo porti a casa un punto che ci dispiace oggi perché secondo me meritavamo portare a casa 3 punti. Mister, è arrivato un altro risultato positivo nelle ultime 4 gare, 3 risultati positivi vi permettono di risalire in classifica. Ma risalire, insomma, devi vincere per risalire. Stiamo ancora costruendo qualcosa. Certamente pareggiare qui è un risultato importante. A conseguenza di 4 partite fatte in 14 giorni, più o meno sempre gli stessi, ho dovuto badare un po' a dare qualche riposo e avendo giocato con le prime 3 della classifica. Non abbiamo fatto poco, però non abbiamo fatto neanche tantissimo. C'è stato un episodio oggi che ha fatto scatenare un po' le proteste da parte della squadra di casa, quello del sesto minuto della ripresa che vi ha permesso di pareggiare con il calcio di rigore. Le immagini anche dicono che il fallo sia avvenuto fuori area. Dalla sua postazione cosa può dirci? Io non l'ho vista, abbiamo preso un rigore che ci ha dato l'arbitro e siamo stati bravi a realizzarlo. Per quanto riguarda il proseguo del campionato, adesso domenica un'altra gara importante. Con un'altra prima in classifica, non so che cosa ha fatto, oggi non giocava, però comunque è una squadra importante che io ho allenato, una società importante, storica, lì ai Castelli Romani, con un presidente che investe tanti soldi e con una qualità di giocatori molto elevata e anche con un direttore sportivo che capisce di calcio.